restauro molto, molto complesso, e direi che chi ha lavorato qui ha lavorato veramente bene, perché lei pensi che adesso vabbè, qui abbiamo recuperato, voi vedete le cose rifatte, qui era veramente un disastro, era tutto, gli stessi pavimenti non reggevano più, erano crollati, quindi abbiamo dovuto prima riprendere le strutture e rimetterle a posto come Dio comanda. E poi ecco cosa abbiamo lavorato. Sono stati 4 anni di lavori veramente importanti. Ecco, cosa possono insegnare queste monete, alla Genova di Guardi, oggi? Guardi, non alla Genova di oggi, all'Europa di oggi, penso, vedo io, e ai giovani. Possono insegnare che si può andare d'accordo nel Mediterraneo. Bianchi, gialli, neri, viola, musulmani e cristiani, perché se vedete, se andate a esaminare un momentino questa collezione, vedrete in un certo momento che ci sono delle monete che hanno da una parte il simbolo cristiano, ora non ricordo se la Madonna o la croce, e dall'altra parte una barca, come si chiama? Feluca islamica, tipica dell'Islam. Era una moneta corso legale nel Mediterraneo. Cosa vuol dire? Vuol dire che andavamo tutti d'accordo, perché se era corso legale vuol dire che si poteva spendere a Genova, si poteva spendere a Istanbul e forse anche in Libia, non so cosa, come si chiamasse la città nel momento. Questo è un insegnamento, basta saperle cogliere.